Nel 1959 i missionari comboniani fondano un piccolo ospedale nella perla dell'Africa, l'Uganda. Lucille Tisdale, chirurgo canadese, arriva all'ospedale di Lachor, nella savana del Nord Uganda, per raggiungere un pediatra italiano. Piero Corti, che ha il sogno di offrire le migliori cure possibili al maggior numero di persone al minor costo. In 35 anni hanno trasformato l'ospedale di 30 letti in un grande polo sanitario. Per 20 anni è stata l'unico chirurgo per oltre 2 milioni di persone. Hanno curato generazioni di malati e formato centinaia di medici e infermieri ugandesi. Era una fonte di conoscenze per tutti noi. Poi la catastrofe. La pace fu infranta quando Idi Amin prese il potere. L'Uganda scivolò nel caos dei colpi di Stato e dei conflitti civili. Il virus dell'AIDS, ancora sconosciuto, cominciava a diffondersi. E anche mamma Lucille si è infettata operando. Mentre la gente piangeva Lucille, un nuovo nemico incombeva. Nel 2000 scoppiò un'epidemia di Ebola. Il dottor Matthew Lukwia mobilitò 100 volontari tra il personale per occuparsi dei malati di Ebola. 13 di essi, incluso il dottor Matthew, pagarono con la vita. La morte dei fondatori, le guerre, la povertà. Come ha potuto l'ospedale sopravvivere a tante tragedie? La medicina non è solo una professione, ma una vocazione, un modo per dedicarci alla gente. L'ospedale non è solo sopravvissuto a guerre, malattie e disperazione, ma è cresciuto, diventando un faro di speranza per tutti. Per far fronte ai tanti anni di guerra e insicurezza, abbiamo dovuto imparare ad essere autosufficienti un po' in tutto, dalle costruzioni alle manutenzioni, dai generatori alla sartoria. Con circa 4.000 persone presenti, è una piccola città. A causa delle guerre, che sono durate oltre 2 decenni, la crescita economica è stata annullata e la gente è piombata nella povertà più estrema, nei campi profughi. Molte malattie potrebbero essere curate o prevenute. L'ospedale cura 250.000 malati all'anno. E di questi, oltre il 70% sono donne e bambini. Anche se il Lachor ha superato molte sfide, la maggiore rimane quella finanziaria. L'ospedale dipende in gran parte dall'aiuto estero. E la ricerca di finanziamenti è continua. I 600 dipendenti sono ugandesi, a iniziare dai direttori. Ma è anche un grande polo di formazione sanitaria, con oltre 400 studenti residenti e 200 studenti esterni della Facoltà di Medicina Governativa. Oggi il Lachor è un'istituzione fondamentale per il distretto di Gulu e produce un impatto sociale per tutta la comunità. Io sono quello che sono grazie a questo ospedale.